penso di non essere mai stato così male in vita mia. E come si fa per le notizie? Per questo contenuto ho una parte bella e una parte brutta. Partendo dalla parte bella, dato che molte persone me l'hanno chiesto, e con molte intendo circa 8, in questo video vi porto le mie vacanze 2022 con la mia compagnia. Anche se c'è un ma del quale vorrei discuterne con voi più tardi. Quindi, nel caso in cui non vi interessasse nulla di me e della mia salute, come giusto che sia, se andate a questo minuto trovate l'inizio delle vacanze. Bene, ora che siamo rimasti un po' intimi, tornando a me e all'ultima settimana, devo dire che come al solito la sfortuna mi è stata molto vicina. Dopo un mesetto bello intenso, vi ho mostrato qualcosina sul canale, ho deciso di passare un weekend detox in montagna vicino a Canazei, nel cuore delle mie amate Dolomiti. Se mi viene solo il sorriso vedendo il corten dell'autostrada del Brennero, piccolo pit stop tra Trento e Bolzano, sempre per coltivare una mia grande passione in una cantina vitivinicola. Abbiamo fatto una bella visita approfondita tra autoclavi, botti, bottiglie, fino alla mia parte preferita, l'assaggio, più di un assaggio, diciamo circa 7, davvero molto buoni, fino a salire sempre più su, scontrandoci in questo salumiere straordinario. Ho acquistato qualche chilo di carne salata, carne di cervo e formaggi, e il pranzo perfetto si è servito a noi. Davvero tutto super sereno e rilassante. Pensate addirittura al Monopoli in una casetta di legno con la stufa a legna. Cioè, sono stato proprio da Dio. Una dolce dormita fino all'indomani. Per farvi capire ancora meglio, domenica scorsa, il 6 novembre, dove è iniziato l'incubo. Ci svegliamo quindi con un dolcissimo orologio cucù a Canazei. Sentite che robetta? Renderebbe dolce anche il caffè. Ma passiamo alla colazione e state ben attenti a questo particolare. Ingenuamente preso dal mood invernale, prendo una cioccolata calda e un dolcetto. Passata mezz'oretta, era giunta l'ora di fare aperitivo. Pur andando contro i comandamenti del Veneto, prendo una birra piccola. Mi scuso nuovamente. Beh, nel giro di 4 sorsi mi arriva un blocco intestinale che non vi... Passo 30 minuti raggomitolato e infreddolito nella sedia sbuffando, finché il mal di pancia diventa insostenibile. Non riesco ad evacuare da nessuna parte. Chiamo a rapporto la compagnia, la quale si prende cura di me e mi riporta nella casetta della montagna. Provo a camminare, a stare seduto, a sdraiarmi, ma il mal di pancia diventa sempre più acuto e continuo. Dopo un'ora pensavo mi chiamasse B, ma invece era A. Dalla mia pluriennale esperienza avrei detto screenshot. Se non capite, sono sicuro che tra i commenti ci sarà qualcuno che sarà capace di spiegarvelo. Intono una serie di belati. Saluto la cioccolata e la birra che nel frattempo hanno fatto amicizia e torno a sdraiarmi a letto. In casa ci sono 23 gradi e io con la felpa sotto le coperte avevo freddo. 15 minuti e mi richiamo un'altra volta nella stessa maniera, sempre B, ma questa volta mi preparo e mi tengo pronto per A. Ma era B. Tutto ok comunque, nulla di particolare. Mi sento più sollevato, naturalmente tutto scombussolato. Finito dalla vita mi butto a letto per riposare un po'. Oh, ma non riesco a prendere sonno. Ero stanchissimo ma non riuscivo a dormire. Cerco di tranquillizzarmi non pensando alla pancia che comunque mi fa ancora male. Ma niente, sveglio. Ad un certo punto iniziano ad informicolarsi le braccia. Pensavo di essere stato troppo fermo, mi muovo nel letto ma non passa. Dopo un altro po' il formicolio mi arriva anche alle gambe. Dopodiché anche in faccia. Boh. In genere ho abbastanza self control, quindi ho detto ah, passerà. Neanche finito di pensare, inizio ad andare a fuoco. Un caldo, un calore, cioè mi sembrava di bruciare tipo. E cosa pensate lì? Febbre? Febbre di sicuro. Vado nel mio beauty case, prendo una tachipirina, mi ributto a letto. Passano 15 minuti, non passa neanche un sintomo. Anzi, iniziano a farmi male anche tutte le ossa. I miei compagni d'avventura, dato che ormai ero assente da 3-4 ore, iniziano a preoccuparsi e chiamano la guardia medica, la quale ci dà appuntamento. Non potete capire l'impatto presa che è stata per andare dal letto alla macchina. Circa 10 metri di camminata. Cioè, non riuscivo a reggermi in piedi, ero tutto svarionato. Una sensazione veramente bruttissima. Tutto morto, comunque riesco a raggiungere la guardia medica di Canazei, nella quale trovo una ragazza davvero super preparata. Se stai vedendo questo video, grazie mille. Mi fa un check completo di quasi un'ora, mi controlla qualsiasi organo e mi somministra circa 250 medicine, senza però darmi un referto preciso sul mio problema. A suo dire, un mix tra blocco intestinale, influenza o forse Covid, del quale però ho fatto il tampone il giorno stesso e 2 giorni dopo l'accaduto ed è risultato sempre negativo. Con i farmaci assunti devo dire che mi sono sentito un po' meglio, anche se il viaggio di ritorno mi è sembrato durare 4 giorni, fino ad arrivare a ieri, che per me è il mercoledì di questa settimana, che è il primo giorno in cui sono stato meglio, dove però mi è uscita un'emicrania da cervicali assurda. Ed è proprio per questo che tra il collo ho dei noccioli di ciliegio che mia mamma mi ha costretto ad indossare per farmi passare il male.
male. Non so che funzioni benefiche possono avere i noccioli di ciliegio, ma se la mamma dice qualcosa bisogna... In tutte le settimane che potevo stare male, fatalità è successa nella settimana dell'anno che preferivo non succedesse, ovvero quella di EICMA. Infatti per me quest'anno sarà il primo anno in cui non sarò presente neanche un giorno della fiera. E mi dispiace davvero molto, anche perché oltre a tutte le amicizie e le moto, è uno dei più bei momenti dell'anno per stare insieme a tutta la nostra community. Non piango perché non mi viene da piangere, ma mi dispiace insomma. A distanza di 5 giorni ho ancora un po' di traumi. Devo dire che adesso sto benone, ma una cosa così non mi era mai capitata. Un male a voi è successo? Se sì, scrivetemelo tra i commenti, così magari capisco cosa ho avuto anch'io. Nel dubbio, dopo aver visto come sono andate le cose, vi sconsiglio vivamente la cioccolata calda. E se dovete prendere una birra, partite dalla media in su. Bene, dopo tutto questo pippone noiosissimo, possiamo partire con le vacanze 2022. Anche se, come ho detto all'inizio, ho qualcosa da ridire. Ma buona visione! Per quest'anno dobbiamo cambiare. Più persone dobbiamo portare. Questa è la prima parte. Okay. Bella. Il gruppo vacanze si è ampliato e la direzione finale è spalato. Spalato? Spalato. 12 guerrieri pronti per il mare. Speriamo tutti riescano a tornare. L'intro è finita. Possiamo partire e andare tutti in in Croazia col furgone. Sono le 4 di mattina. Quest'anno furgone 8 posti e siamo in 12. Si parte! Mi sono pesato. L'obiettivo è più 5 kg, raga. E siamo ancora dentro i margini. C'è mia mamma che dorme. 700 km e arriviamo. Sarà un viaggio minimo di 10 ore. Ma tu che ne sai dei sogni? L'alba è giunta a noi. Siamo arrivati in Slovenia. Adesso stiamo cercando di passare per il Lussemburgo, poi per la Svizzera, per non pagare 10 euro di vignetta. Siamo arrivati in frontiera croata. È l'ora della seconda colazione. Au. Traffico intenso. Ore 9. È l'ora della prima merendina. Ancora fermi. È mezzogiorno. Sono 8 ore che siamo in viaggio e ce ne mancano ancora 3. Un bel pranzo con un panino in busta. Consistenza terribile. Ah, dalla fame è quasi buono. Completamente fermi. Un'altra ora di rallentamenti. Si ringrazia De Bona Motors per il mezzo. Opel Zafira 8 posti. Dopo 10 ore di viaggio, fermi immobili nel traffico. Chissà cosa partirà dopo 12 ore di viaggio. Uno straccio di stella del maestra. Day by day, le nuvole del mare. Intanto vediamo se c'è la casa. 300 metri all'arrivo. C'era quella lì bianca. Buongiorno. Dal quale città? Vicenza. There are 4 rooms and 2 living rooms. Quattro stanze e 2 soggiorni. Sì, sì, capito. La casa sembra esserci, ma prima dell'house tour andiamo a fare la spesa. Una spesa croata. Fagioli col bacon per sì, la grigliata. Per la grigliata. Stiamo prendendo tutte le cose peggiori che troviamo. Come al solito abbiamo esagerato, questa siamo qui è tutta la spesa. Questa è l'unica settimana di ferie con la mia compagnia. Croazia vicino a Spalato, 17 gradi e tempo totalmente nuvoloso. Questo è il campo da tennis, calcetto, calcio tennis, basket. Al di qua del campo la piscina e più avanti vi faccio il tour della casa. Adesso iniziamo a preparare la cena. Primo antipastino con un della pizza da barcia surgelata. Barcia. Iperchimica. Terribile. Buonissima. La matriciana del ciribiri chipsterling. Il sugo. 1,5 kg di pasta. Che bella. Sembra buonissima. Sembra. Allora ragazzi, prima di mangiare dalla nascita del sole con tutto il cuore. Facciamo sempre le solite cose alla fine. Ragazzi, semplici. Veramente buona. Devo dire che la pasta era un po' poca. Paninetto. Buongiorno. 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 La colazione. Il room tour. Il tour. La cucina. Il tavolo. La sala. E il letto di Nicolas e Mauro. Paninetto con Nutella. Data la temperatura artica, ho idea che questa mattina la passeremo al calcio tennis. Torneo 3 contro 3. Inizia il match. Briefing delle regole. Squadra 1, io, Nicolas e Ale. Squadra 2, Manu, Oscar e Borti. Squadra 3, Pippo, Mauro, Ciccio. Primo set perso vergognosamente. Abbiamo vinto male noi, però, più 3 in classifica. Ci rifaremo lì in fondo alla griglia. Questa è la postazione. Direi niente male. Si inizia con il pollo ai peperoni. Via di carne, spiedini e bistecche. Trovate qualcosa che non si fa. Giocare a calcio tennis. Dannazione, quell'uomo è proprio un cuoco. Sono 4 ore che cucina. Oh, the parfum.
Ehi amico, cosa stai facendo? Dannazione, sto cercando di togliere questa macchia, ma proprio non ne vuole sapere di andare via. Hai già provato SMS? No, che cos'è? Il nuovo super smacchiatore. SMS, smacchia la macchia che smacchia. Oh mio Dio, ma è perfetto. Posso addirittura specchiarmici qui. Grazie Ciccio, il tuo aiuto è stato fondamentale. Provate anche voi SMS, smacchia la macchia che smacchia. Leggere attentamente le avvertenze. Il prodotto potrebbe avere effetti collaterali. Contattare il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se la pubblicità vi è piaciuta, ditela agli altri. Se non vi è piaciuta, ditela a noi che vedremo come migliorare. Ho cercato dei manzi in tutto il mondo. Finalmente li ho trovati. Beh, devo dire, veramente belli. Veramente, veramente belli. Se ti piace Nab, adorerai Nab Live. Stiamo per mangiare. Ma che spiedo, ma che spiedo. Buon appetito. Bravo chef. Se va, cici. Il dopo pennichella. Ci facciamo un uno. Sto facendo una pasta al pomodoro. Dalla nascita. Un aglio a olio, giusto per colmare la famina notturna. Buongiorno, questa mattina faremo il room tour e partiremo dal piano superiore. Qui ci troviamo all'entrata, questa è la porta del primo piano e Ciccio ci guiderà al piano superiore. È a chiocciola. Appena saliti troviamo un'altra porta e una porca sulla destra. Good morning. Sulla destra troviamo la sala superiore, cucina e sala da pranzo. Alelele. Ritornando nel corridoio, due stanze. Entriamo nella sinistra. Dov'è? Ti ha lanciato giù. Due concorrenti hanno lasciato la casa. Ma entriamo nella seconda porta. Entra da soprassalto. Sono morti? Guarda il piede come è nella scarpa. Buongiorno. E per i Pippinberg? E qui cosa abbiamo? Il bagno. Terrazzino sensational. Questa qui è l'entrata della villa. Parco giochi per Manuel. Attento. Riscendiamo le scale e da questo punto abbiamo un appartamento uguale identico. Sulla destra subito un bagno, un'altra sala da pranzo e Maurizio Peperlizio nudo. Qui abbiamo la sala da pranzo, colazione e cena. Altre due stanze come sopra. Stanza di chipster. E la mia stanza. Buon pranzo di Ferragosto. Riso di insalata di riso. 3, 2, 1. Questa sera pizzata croata. Abbiamo preso tutti i gusti che c'erano in pizzeria. Cipolla, mais, funghi, prosciutto cotto. Ah, è incredibile. Mi sono allontanato più del solito e non so dove minca sono. Cerco un riparo per la notte. 15° giro del mondo alle 2 di notte. Ieri abbiamo deciso che oggi saremmo andati al mare. Il tempo: 3 giorni che siamo qui, mezza giornata di sole. Temperatura media 17 gradi. Abbiamo deciso che andremo a visitare una città. Siamo quasi arrivati. Spalato. But everybody calls me Giorgio. Siamo stadio dello Spalato, centro di Spalato, il porto di Spalato. Bring the mouse down. La cosa incredibile è che qui c'è sempre posto. Ho idea che stiamo vivendo un sogno. Il wrap con i gamberetti croato. E poi, al posto dei McNuggets, i nuggets di gamberetti. Abbiamo deciso di andare al mare. Non c'è tempo, non c'è spazio. Anima mia, nella stanza tua. È ancora allegro come l'hai lasciato tu. Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare. Non metti mai niente. Vivo per lei che spesso sa. Tutto molto bello, ma la spiaggia è laggiù. Stiamo camminando da 10 minuti e ci manca ancora tutto questo. Sempre più impervia. Bello sembra bello. Pericolosità del percorso 7, forse anche 8. Frana, non è che fria. Dopo 15 ore di trekking c'è dell'acqua. Siamo partiti da lì. Il trekking si è trasformato in una ferrata. È praticamente una parete in verticale. In spiaggia ci siamo arrivati. Posto incredibile. Fantastica. È a 3 gradi. Però bella, devo dire. Mi sa che abbiamo un posto in più in furgone. È tipo una trota al cartoccio. Questa sera salsicce party. Facciamo un hot dogs night. Au. Buonissimi. Iniziata la sessione di tennis mattutina. Nel frattempo qui è morto qualcuno in acqua. Vuole l'ingrediente segreto. Torneo di cruciverba. Serata panini. Serata panini. 4 euro a panino. E gli hamburger sono finiti a terra prima di entrare in... No! Prima di entrare in griglia. Quella che abbiamo mangiato oggi a pranzo cos'era? Pasta fredda. Cosa metti sulla... E pomodorini, pesto. Siamo pronti? La situazione meteo non migliora. 4 giorni su 6 acqua. Questa sera andiamo a Spalato. Sempre peggio.
posto designato in riva al porto. Insalata di gamberi con salsa della Dalmazia. Ma terribile, raga. Abbiamo beccato, penso, il posto più turistico di tutta la Croazia. E anche questo secondo, come si può vedere, niente di buono. Un giretto in centro a Spalato. E tutto sommato, devo dire che come città ci sta. E si riparte con la routine: calcio tennis, grigliate, piscina, fino ad arrivare al giorno del ritorno. Questo qui è il tempo al giorno della partenza. Neanche una nuvola. Dato che c'era il sole, abbiamo deciso di fermarci in una spiaggia lungo la strada del ritorno. Alla fine abbiamo giocato a Tetris per incastrarci. E anche qui abbiamo trovato, penso, la peggiore spiaggia di tutta la Croazia. Infine, altre 12 ore interminabili per tornare a casa. Era da quando non andavo in vacanza con i miei genitori che non facevo una vacanza statica. Quindi una settimana sempre fermi nello stesso posto. Sicuramente la scelta più giusta per il relax e il riposo. Ma dopo questa esperienza mi riconfermo che non è la vacanza adatta per me. Infatti, come avete potuto vedere, dal secondo giorno ho anche smesso di registrare, perché le cose che facevamo si ripetevano, quindi non c'era molto da far vedere. Tra l'altro, tutte le cose divertenti che sono successe, come potete immaginare, non sono family friendly. Vi dico solo che da quando c'è tutto questo perbenismo in internet, ho creato tutta una serie di video che va a pari passo con le serie di YouTube denominata Cani, che tengo preziosamente nei miei hard disk fisici, da mostrare solo alle persone più strette. Bene, dopo questa conclusione, fatemi sapere anche il vostro punto di vista sulla tipologia della vacanza, se vi piace più statica o dinamica, e magari anche il perché. Mi fa sempre piacere leggere il parere degli altri, soprattutto se della mia community. I commenti, come sempre, li leggo sempre tutti, sempre se non li scrivete a distanza di 2 settimane. Spero vivamente che questo video non vi sia piaciuto, spero inoltre di non doverne fare altri, e io vi auguro una buona domenica, un saluto e ciao!